Allora, il senso di questa iniziativa, perché lo fate? Perché siamo entrati di nuovo in emergenza con l'immigrazione, dopo l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina si è creato un flusso che tutti stanno vedendo, abbiamo i ministeri italiani che sono in pieno caos, pensiamo al ministero degli interni che non sa più che cosa dire, parla di una prospettiva di 800.000 arrivi, parliamo del ministero del sindaco di Roma oppure della sanità con l'allarme tubercolosi, c'è una situazione di dissesto delle nostre casse, tutto lo sappiamo, e nonostante che ci siano problemi a pagare spesso e volentieri emergenze sociali che riguardano gli italiani, si trovano però i soldi per pagare questi arrivi di immigrati con le diarie eccetera eccetera, quindi c'è una situazione di gravissimo caos e solamente Forza Nuova ha le idee giuste per rimettere ordine, che sono oltretutto si basano su una proposta politica che noi lanciamo dall'inizio, questa è gente che va assolutamente aiutata in quelle terre a costo di spostare i nostri eserciti in Africa, noi dobbiamo evitare che ci sia il trasferimento di una crisi folle in Africa e in Europa. C'è un disegno dietro queste politiche a vostro avviso? Ma probabilmente sì, nel senso che chi crea il caos in Africa sa perfettamente che l'effetto di questo caos è l'entrata di centinaia di migliaia di immigrati nelle nostre terre. Chi ha per esempio creato il caos in Libia, ma qui è responsabile anche il governo Berlusconi che permise l'utilizzo delle basi italiane per chi attaccava la Libia, chi ha creato il caos nella Libia e in questo momento è totale caos, sapeva che ci sarebbe stato un effetto di immigrazione incalzante soprattutto per l'Italia. Catania, una parte della città dice che è una messa di sapore xenofobo. Ma questi, noi siamo abituati a questo tipo di accuse, ma non ne capiamo più proprio la prospettiva di queste accuse, nel senso che il discorso che noi facciamo è paradossalmente l'unico discorso che può salvare l'Africa, però può salvare anche l'Europa. In questo momento a noi ci interessa arginare una situazione caotica, allertare la popolazione, il popolo italiano rispetto a questa situazione e mettere in moto delle politiche che veramente salvino l'Italia, salvino l'Europa, ma salvino anche l'Africa che è una situazione di caos insostenibile. C'è un paragone, cioè neofascismo, xenofobia, attacco agli immigrati. Voi respingete o... Ma noi respingiamo, ma dobbiamo dire che siamo comunque stati sempre il movimento, la forza che ha parlato contro l'immigrazione, sapendo che questa immigrazione avrebbe devastato soprattutto le classi sociali più deboli in Italia, i quartieri popolari, il problema della casa, degli asili, che tocca essenzialmente le categorie più disagiate. Ma l'accusa di neofascismo voi la respingete o siete altro? Ma questa è cosa di cui, grazie a Dio, non se ne parla più, noi abbiamo sempre detto che guardiamo con enorme rispetto quello che fu fatto di grande dal fascismo, ma non è un problema d'oggi in ogni caso. Superato, assolutamente superato. Ecco, l'Europa di oggi come la vedete? L'Europa di oggi è il frutto di un'alleanza ideologica tra liberalismo e marxismo e la creazione di una grande burocrazia con enormi poteri che sovrasta gli stessi poteri del nostro Presidente del Consiglio o dei nostri ministeri, perché sappiamo perfettamente chi decide le cose sono le commissioni che sono nascoste, pieni di burocrati che in realtà decidono come deve essere gestita la nostra agricoltura o l'immigrazione o tante cose.